Allora, 5 anni fa avevo su una specie di attività, insomma saranno passati 5 anni, una specie di attività, non direi neanche, neanche di compravendita, insomma, avevo su un negozio, ma neanche un negozio come un emporio, insomma vendevo un po' di tutto, no? Vendevo tacchi, dadi ed atteri. Siete pronti? Adesso vi aggiusto. Tacchi, dadi, datteri. Questo qui è un pezzo di Renato Pozzetto. Renato Pozzetto nel 73, nella sua, forse nel suo massimo delirio, della sua forza comica, molti di voi forse non erano ancora nati, però scriveva anche, faceva questi piccoli LP, tra l'altro, che erano delle specie di piccoli podcast comici, in cui raccontava questi racconti farneticanti. Questo pezzo qua, Tacchi, dadi, datteri, però racchiude in sé un passaggio importante, un passaggio economico importante che si studia all'università. Bisogna avere coerenza in quello che si fa. Non si può andare a vendere tacchi, dadi e datteri, perché disoriento il cliente, il mercato non mi riconosce e quindi è destinato al fallimento. In tal senso è fondamentale riuscire a avere una coerenza, a sapere quello che si fa e generare, quindi, come dire, un'omogeneità in quello che sto facendo per far sì che il cliente capisca qual è il mio grado di competenza, capisca quello che so fare. Ecco, se io vado a vedere cosa fa Repower e quello che vi ho appena raccontato, anche se dall'altra parte nessuno viene a contestare la nostra coerenza o il fatto che siamo un operatore molto solido nella sua offerta, però dall'altra parte noi vendiamo kilowattora e poi abbiamo un sistema di ricarica per l'auto, facciamo delle termografie e vendiamo metri cubi, abbiamo fatto una barca elettrica ma in compenso facciamo anche la vertical farm. Direi che il rischio di trovarsi con tacchi, dadi, datteri può venire a qualcuno, ma in realtà sappiamo che non è così. Noi abbiamo ben chiaro quello che stiamo facendo. E però credo sia fondamentale per tutti noi allinearci su quale sia il fil rouge, quali siano gli elementi che ci permettono di unire tutte le nostre attività, tutti i nostri servizi, prodotti o scelta di fare impianti di generazione, che siano fotovoltaici, eolici o turbogas. Dobbiamo fermarci un attimo a mettere in fila le cose e capire veramente che cosa stiamo facendo e quali sono gli elementi fondanti della nostra, anche del nostro futuro, perché è fondamentale. Se io voglio andare avanti, devo avere coerenza in quello che sto facendo e sapere dove voglio andare a parare. Per fare questo, però, partirò da lontano. Preparatevi. Partirò da molto lontano. Mi conoscete un po'. Preparatevi, mettetevi calmi, allacciate le cinture, perché partirò da 5 milioni di anni fa. 5 milioni di anni fa è datato il primo ritrovamento di un ominide. Vi ho detto che partivo da lontano. Allora, un ominide che è partito dall'Africa, era un australopiteco. E siamo tutti convinti, poi tra l'altro, che questo sia un nostro parente prossimo, da cui anzi prima c'era la scimpanzé, poi c'è lui, poi arriviamo ai lineari. In realtà la natura è molto, ma molto più complicata di questo, di quello che ci immaginiamo. Tant'è che le altre specie ce lo dimostrano. Nei cetacei c'è il delfino e la balena, dall'altra parte c'è il gattino e c'è la tigre, e sono sempre della stessa specie, ma beh, difficile che si incrocino tra di loro. Ecco, per gli ominidi era uguale. Noi ominidi, in realtà, noi Homo sapiens, in realtà avevamo tantissimi parenti sparsi nell'Africa. Non solo, noi siamo arrivati molto dopo, perché siamo arrivati 200.000 anni fa. Da 5 milioni a 200.000 in realtà si sono creati tanti rami cadetti che poi tutti più o meno si sono estinti. Addirittura nell'arco della storia, nell'anno della storia, una settimana fa, quindi 50.000 anni fa, c'erano sul pianeta 5 specie diverse di ominidi. Non credo sia, siamo tutti convinti che sia così, ma in realtà era così. Avevamo 5 specie simili a noi, ma che non eravamo noi. Non solo, l'ultima traccia di ominide è di 12.000 anni fa nell'isola di Flores in Indonesia, l'Homo floresiensis, che era anche lì in quel caso una donna come l'australopiteco, che era una Lucy, questa qui non gli abbiamo dato il nome, anche in questo caso però era un ominide poco più basso di 1 metro che viveva in un'enclave circondata da boschi che poi si è estinto anche lui. Ora non sappiamo
perché tutti questi rami cadetti si siano estinti, se per colpa nostra o per altre ragioni. Però sappiamo anche che comunque non eravamo solo noi, non siamo stati solo noi ad avviare quel processo di progresso che immaginiamo sia stato solo merito della nostra specie. In realtà, per esempio, l'uomo di Neanderthal, Homo neanderthaliensis, è partito anche lui dall'Africa, è partito prima di noi e ha colonizzato lui l'Europa prima di noi. E non solo, l'uomo di Neanderthal, vi giuro, non era nostro parente, era un'altra specie. Che poi ci fosse la possibilità, un po' come il cavallo e l'asino, di trovare dei punti di contatto, può darsi, tant'è che il 3% del DNA di noi europei è dei Neanderthal. Quindi stiamo attenti a prenderli in giro. Il Neanderthal però aveva una sua dignità, perché innanzitutto per esempio inumava i morti, abbiamo trovato delle tombe di Neanderthal, quindi potete capire, non era proprio, sono poche le specie che vanno a sotterrare i propri morti, vuol dire cominciare ad avere una dimensione anche del dopo, dell'aldilà importante. Non solo, avevano anche la capacità di vestirsi, avevano anche la capacità di generare dei piccoli oggetti, dei piccoli manufatti che abbiamo ritrovati nei loro siti. Questo ci dimostra come in realtà noi non è che abbiamo inventato tutto noi Homo sapiens. Il fuoco, per esempio, è nato 1,5 milioni di anni fa. I primi insediamenti in cui si abbiamo trovato delle tracce di focolari era di 1,5 milioni di anni fa. E noi non c'eravamo, no, non c'eravamo mica, non eravamo mica presenti, l'abbiamo fatto noi. Alcuni manufatti erano molto più antichi rispetto alla nostra presenza. La domanda, e qui vi comincio a entrare un attimo nella storia che ci può avvicinare un attimo, è: ma perché noi, che siamo arrivati per ultimo, siamo riusciti a colonizzare l'intero pianeta con una linea di evoluzione, o meglio di progresso, che non è lineare, ma è progressiva, esponenziale? Noi, Homo sapiens, siamo arrivati 200.000 anni fa. Innanzitutto partivamo abbastanza bene, diciamocelo. Abbiamo un fisico agile, siamo in grado di arrampicarci, correre, nuotare, fare lunghe marce. Sembrerà strano, ma il fatto di non avere una pelliccia è un grande vantaggio, perché ci si ripara dal freddo, ma dal caldo è difficile. Quindi disperdere calore dopo una corsa è sicuramente un vantaggio rispetto all'inseguitore che ha la pelliccia o la preda dall'altra parte. Quindi io avevo una grande noi abbiamo una grande resistenza. Siamo animali complessi perché siamo in gruppi che hanno un'infanzia lunga, quindi come tale tendiamo a proteggerci, quindi siamo strutture complesse. Ecco, rispetto al poi siamo onnivori, siamo in grado di mangiare qualsiasi cosa, non solo aiutati dal fuoco che altri nostri amici ominidi avevano scoperto, siamo in grado di mangiare veramente quasi tutto, tuberi, frutta, erbe, carne, pesce, qualsiasi cosa, e tenete presente che abbiamo mangiato praticamente gran parte dei mammiferi superiori agli 80 kg del pianeta, quindi siamo in grado veramente di mangiare qualsiasi cosa, probabilmente anche qualche ominide, questo però non è attestato. Quindi in realtà avevamo questa capacità di adattarci a tanti ambienti diversi, ma ancora non basta giustificare questa capacità di colonizzare l'intero pianeta. Avevamo un altro vantaggio sicuramente, che era quello del linguaggio, un linguaggio complesso. Anche i Neanderthal avevano la capacità di comunicare sicuramente un linguaggio complesso, però grazie al fatto che la nostra laringe era conformata come è più agile, più capace di articolare suoni, i Neanderthal per esempio non potevano pronunciare 3 vocali su 5 e anche alcune consonanti era impossibile per loro pronunciarle. Provate a immaginare cosa voglia dire comunicare e il livello di comunicazione, è ovvio che è molto più rallentato. Noi abbiamo invece avuto la capacità di elaborare un linguaggio molto più articolato e complesso. Questo sposato però a un altro elemento importante, noi siamo curiosi, siamo una specie curiosa, siamo una specie che continua a ricercare, a trovare, a provare, a studiare e continuamente andiamo a indagare. Siamo una specie che da sempre ha sempre cercato di, come dire, mai fermarsi a quello che imparava. Per di più, aiutati da un linguaggio complesso, siamo anche narratori. Siamo narratori nel senso che la narrazione è nella nostra genetica. Noi siamo una specie che ama narrare. Lo sappiamo anche dai nostri bambini che prima di dormire, raccontami una storia. Ma cos'è quel passaggio di raccontare una storia se non un momento nel quale io sto raccontando un'esperienza e
dall'altra parte ho una persona che sta imparando questa esperienza. Sto travasando le informazioni a qualcuno, quello che ho imparato grazie alla mia curiosità lo sto passando a qualcun altro. È chiaro che piano piano quindi sto generando un accumulo di informazioni sempre più importanti. Questo ha portato a essere noi, curiosi narratori, dei viaggiatori fantastici. Noi siamo appassionati di viaggi, è incredibile. Noi abbiamo attraversato deserti, montagne, fiumi, mari, oceani. Noi ci siamo buttati dalle coste dell'America del Sud per andare a colonizzare la Polinesia, dei matti totali. Ma chi l'avrebbe fatto? E non era un caso singolo, erano dei gruppi interi che si sono mossi, buttandosi nell'ignoto. Noi siamo viaggiatori, ancora oggi noi siamo affascinati dalle figure dei viaggiatori, ancora oggi ci ricordiamo dei grandi viaggiatori del passato, Colombo, Magellano, Vespucci, piuttosto che i viaggiatori più improbabili, quelli che sono andati nei posti più quasi inospitali, come Hillary che è andato in cima all'Himalaya o Amundsen che è andato sul Polo Sud, oppure la notizia di Elon Musk che dice che vuole andare su Marte, tutto il pianeta lo sa dopo 2 minuti perché è una notizia che ci affascina tantissimo. Perché? Boh, perché poi in realtà Marte sappiamo tutti che è assolutamente inospitale. Tutta questa dinamica però ci ha portato ancora a non capire però, perché sì, siamo curiosi, siamo narratori, siamo viaggiatori, va bene, ma perché siamo arrivati così avanti? E possiamo immaginarci che il punto massimo di arrivo, grazie a questo accumulo di informazioni, di esperienze e di ansia di, come dire, viaggiare, lo possiamo vedere in una sorta di fotografia preistorica grazie alla mummia di Simulaun, cioè che l'abbiamo chiamata Ötzi. È un uomo che è stato ritrovato a 3200 metri, è un rifacimento, non è l'originale, ed è conservato a Bolzano. La parte impressionante però, al di là di aver trovato quest'uomo dei 6000 anni fa, è l'attrezzatura che aveva addosso. L'attrezzatura di un Marines. Aveva arco e frecce, pugnale, ascia, un coltello, aveva la capacità di trasportarsi della carne secca come riserva di cibo, delle erbe medicali in caso di ferite o di problemi intestinali o se non si sa bene perché cosa, aveva la capacità di trasportare il fuoco, lui riusciva a trasportarlo a 3200 metri d'altezza, si vedevano ancora le braci congelate, ma c'era la possibilità di trasportare il fuoco. Non solo, aveva un vestiario molto complesso, composto da pelli animali di vario tipo e non solo, anche fibre vegetali, aveva anche dei calzari, tant'è che viaggiava su un ghiacciaio sostanzialmente. Era il Marines preistorico, era in grado di affrontare qualsiasi situazione ambientale ostile per andare ovunque. E possiamo immaginarci che quello fosse il massimo livello raggiungibile grazie a quelle competenze che avevamo, del linguaggio, della narrazione o della curiosità, della mobilità. Questi elementi qua ci hanno portato lì a creare Ötzi. Per capire meglio però che cosa fosse il limite di quella situazione, vi devo introdurre un'altra piccola storia, la storia della ceramica cordata. La ceramica cordata è una tecnologia che compare circa 3000 anni fa, e 3000 anni fa, 3000 avanti Cristo più o meno, spero non ci sia nessun paleontologo in sala perché i migliaia di anni qua si perdono, comunque è più o meno coeva rispetto a Ötzi. La peculiarità è che questa tecnologia della ceramica cordata, che come vedete è molto carina, bella, è una ceramica abbellita con delle cordine, sostanzialmente la si ritrova un po' in tutta Europa, in Asia Minore, un po' dispersa eccetera, ma la particolarità è il fattore cronologico. Si è scoperto che è nata più o meno in Polonia e ci ha impiegato 1000 anni per arrivare fino alla Spagna. Quindi vuol dire che il passaggio dell'informazione non poteva che essere verbale. Io per passare la tecnologia della ceramica cordata mi dovevo spostare nella tribù di fianco e ci ho impiegato 1000 anni per raccontare questa storia, per far sì che tutti in Europa a un certo punto sapessero fare la ceramica cordata. È chiaro che era un limite fortissimo, era un limite enorme. Per trasferire qualsiasi competenza io dovevo che fosse la ruota, che fosse l'addomesticamento del cavallo o di qualsiasi altra nuova tecnologia, io dovevo aspettare 1000 anni per diffonderla all'altra comunità umana. Mancava un pezzo importante ancora per capire questa nostra evoluzione pazzesca. E per spiegarvelo devo tornare ancora più indietro, devo tornare a 40.000 anni fa. 40.000 anni fa, infatti, è datata i disegni della grotta di Chauvet. È una grotta che è stata trovata in Francia, scoperta in Francia da questo fotografo Chauvet, nell'Ardèche. Ci sono tante altre grotte, però prendiamo di mira lei perché è molto esemplare. In questa grotta ci sono dipinti degli animali bellissimi, rinoceronti, leoni, antilopi,
animali stupendi, animali che oggi sarebbero uno zoo in Francia, invece esistevano 40.000 anni fa. Quindi noi avevamo la capacità di descrivere la realtà, noi eravamo capaci di disegnare, avevamo la capacità di astrazione. Ma la particolarità di questa grotta però è che racchiude un disegno molto intrigante, molto sofisticato, che è una mano. Perché è intrigante? Perché questo non è un segno del reale. Qui stiamo immaginando qualcosa che va oltre il significato del disegno stesso. 40.000 anni fa noi abbiamo cominciato a dare, come dire, a provare, a sperimentare dei segni. Cosa vuol dire? Che questa mano poteva essere un allarme. Qui c'è una sorgente, c'è del cibo, sei amico, sei nemico, c'è un animale feroce. Non lo sappiamo cosa possa indicare, però in realtà è un segno, non è più un disegno di una realtà che ho visto. Sto cominciando a imparare a scrivere, sto cominciando a imparare a scrivere un linguaggio. Ci ho impiegato 40.000 anni poi arrivare a un alfabeto, e un po' un codice, e oggi dove sono arrivato? Oggi, se penso a oggi, io la ceramica cordata, se la inventassi oggi, io impiegherei pochi minuti a diffonderla in tutti gli angoli del pianeta, rispetto a qualche migliaio di anni quando l'abbiamo inventata. Non solo, riuscirei probabilmente anche a realizzarla grazie a delle stampanti 3D. Fantastico. Eccezionale tutto questo passaggio, ovviamente. E se pensiamo pochi minuti, qualche migliaia di anni. Ok? Benissimo, però c'è un altro passaggio importante dietro questa mano, un'altra riflessione che dobbiamo fare. Questo disegno potrebbe stare tranquillamente in qualsiasi museo d'arte. Oggi non saremmo stupiti di vedere questa immagine in un museo frutto del lavoro di un artista. Eravamo e siamo artisti. Avevamo l'arte, abbiamo l'arte. E vi assicuro che l'arte è stato un elemento che ha fatto la differenza sostanziale con tutti. Abbiamo spiazzato la concorrenza e abbiamo innescato quel processo grazie all'arte. Perché l'arte? Perché che cos'è l'arte a questo punto? Io, se vi faccio la domanda che cos'è l'arte, io immagino che tutti voi più o meno mi potreste rispondere: è un'emozione. Verissimo, è un'emozione. Ma non basta. L'arte è un linguaggio complesso. L'arte è la capacità di sintetizzare all'interno di un segno dei significati che vanno ben oltre, che ci svelano dei misteri della nostra natura piuttosto che di noi stessi. L'artista è in grado di condensare dentro questo segno dei significati molto più ampi, e io che lo guardo questo segno rimango affascinato dall'artista e dal suo segno che mi permette di capire. L'arte quindi è un linguaggio complesso. Sentite il bolero? Il bolero di Ravel. Il bolero di Ravel è la musica. Benissimo. Si accompagna molto bene a, se vogliamo, a questo tipo di discorso che vi sto facendo, perché è una marcia primordiale che piano piano inizia, non dice dove va a finire, ma sicuramente sentiamo che sta crescendo, ci sta portando verso un ignoto che non sappiamo. È qualcosa che ci sta spingendo. Questo è un linguaggio. Ora vi distruggo l'incantesimo e vi metto una mazurka romagnola e voi sicuramente sentireste un fastidio enorme, perché non sarebbe un linguaggio adeguato. Questa è una musica adatta, e la musica è in grado di comunicarvi emozioni di vario tipo: amore, rilassamento, aggressività, ballo, melanconia, allegria. La musica vi parla, i registi lo sanno e la usano molto spesso proprio per caricare il linguaggio del loro messaggio attraverso tutti i film, caricandoli di musica appropriata. Quindi l'arte è un linguaggio complesso. D'altra parte, se immaginiamo, penso che abbiate tutti in mente le doppie eliche del DNA. Degli scienziati hanno scoperto, finalmente hanno, sono riusciti a descrivere il DNA attraverso questo modello delle doppie eliche. Benissimo, gli scienziati in realtà avevano raccolto delle infinità di formule chimiche che a noi sarebbero risultate incomprensibili. In realtà chi ha disegnato quelle doppie eliche era la moglie pittrice di uno dei due scienziati. C'è un altro esempio bellissimo: noi tutti abbiamo ben chiaro quali sono, come sono fatte le nebulose, come sono fatto l'universo, no? Con queste grandi nebulose che si muovono, magari anche un po' colorate di blu, eccetera. Bene, sappiate che sono tutte balle, perché in realtà noi riceviamo dei grandi segnali radio che sono dei numeri.
c'è un artista dietro che ce le ha disegnate e ci ha fatto capire in maniera molto semplice e diretta che cos'è una nebulosa. Questa è l'arte. E non solo. Noi oggi siamo convinti che per essere artisti bisogna essere, aver fatto l'accademia, piuttosto che il nostro prodotto dell'artista deve essere in un museo o deve avere un valore. No, siamo tutti noi artisti, tutti voi avete dentro l'arte ed è quando la esprimete, quando riuscite a condensare in un messaggio semplice qualcosa di complesso. E tutti noi siamo affascinati da questa capacità. Siamo affascinati, rimaniamo estasiati e siamo entusiasti di vedere l'arte perché ci permette di capire meglio la nostra realtà. Ok, siamo arrivati a questo punto, a un buon punto a questo punto, avevamo il linguaggio, curiosi, viaggiatori, narratori, artisti, magnifico. Stiamo arrivando a questo punto a un'altra fase critica però, un passaggio fondamentale. Grazie a questa attrezzatura molto complessa, solida, noi abbiamo scoperto le leggi della chimica e della fisica e questo ci ha permesso di arrivare a maneggiare quantità sempre più gigantesche di energia. Noi abbiamo sviluppato la capacità di maneggiare una quantità di energia che ci ha permesso oggi di illuminare intere città senza tanti problemi, di avere mezzi sempre più potenti e veloci, siamo andati a volare, a navigare, a andare sotto il mare, abbiamo toccato la luna addirittura, siamo andati nello spazio. Per farvi capire quanta potenza e velocità abbiamo innescato, pensate alla caravella di Colombo. Era praticamente un barcone lungo 20 metri che stazzava 240 tonnellate. Bene, oggi una porta container potrebbe contenere 600 caravelle di Colombo. Questo è l'innesco che abbiamo fatto grazie a questa capacità di innescare un processo di potenza ed energia continua. Abbiamo innescato dei processi in cui non abbiamo più problemi a dissipare energia e abbiamo continuato in questa attività. In pochissimo tempo, è esponenziale. Qui stiamo parlando della storia recente, di qualche secolo fa. C'è un però. Perché pochi anni fa a questo punto, e la storia sta cominciando a diventare sempre più vicina, pochi anni fa ci siamo resi conto di una cosa però. Non potevamo continuare così. E anche questo è un altro miracolo, se vogliamo, che abbiamo preso coscienza, il pianeta intero ha preso coscienza di questo fatto. Noi non potevamo più continuare così perché stavamo deforestando intere parti del pianeta, avvelenando fiumi, laghi, mari. Non solo, stavamo avvelenando anche l'aria stessa che respiriamo. È chiaro che non si poteva continuare così, le risorse erano scarse, le risorse erano limitate e dovevamo rispettarle. Dovevamo introdurre, quindi imparare a introdurre nei nostri progetti, nella nostra ansia di viaggiatori e di narratori, un altro elemento che era l'ambiente, l'ambiente in cui siamo inseriti. Non solo, anche noi stessi, perché anche noi stessi ci stavamo facendo del male. Non stavamo più pensando alle generazioni future. Dovevamo trovare un nuovo punto d'equilibrio, quindi, un equilibrio tra l'altro dinamico, di continua ricerca, per, come dire, trovare risposte alle nostre ansie, ai nostri progetti, da una parte, l'ambiente in cui siamo inseriti e noi stessi. Dei nostri progetti, l'ambiente, noi stessi. E continuare in questo circolo virtuoso di ricerca costante di un equilibrio dinamico. Questo si chiama sostenibilità. È un principio che è nato negli anni 70-80, ma che oggi è patrimonio comune. Oggi qualsiasi progetto, iniziativa, automobile, impianto, lampada, deve passare sotto il vaglio di una valutazione di impatto ambientale, che non è nient'altro che la sostenibilità. Questa sostenibilità, tra l'altro, vuol dire praticamente fare di più o le stesse cose di prima con minore energia dall'altra parte. Quindi dietro il concetto della sostenibilità, cosa c'è se non l'efficienza? L'efficienza è questa. L'efficienza è fare, avere, realizzare, costruire, ma con un impatto minore rispetto a prima. E non solo, facendo stare meglio anche noi stessi. E abbiamo degli esempi in casa di questa capacità. Io quando ho iniziato a lavorare, i turbogas erano un'efficienza del 45%. E il professore Politecnico, me lo ricordo bene, dicevano più del 47% non si va, impossibile, benissimo. Teverola al 55% di efficienza, oggi si realizzano impianti turbogas al 65% di efficienza. Vuol dire che io con la stessa quantità di gas di circa 20 anni fa realizzo una volta e mezzo l'energia che potevo fare. Una volta e mezzo è tantissimo se ci pensiamo. E non solo, in pochissimo tempo, in 20 anni è successo questo. E sappiamo oggi, nessun professore del Politecnico ha più il coraggio di dire che siamo fermi lì. Probabilmente andremo avanti con questo principio di efficienza. Non solo, l'efficienza è anche nella mobilità, l'abbiamo vista. Anche qui,
Abbiamo smesso di fare mezze sempre più potenti e veloci. Abbiamo capito che non ci servivano più, e non solo, erano anche impattanti. Non, però questo non vuol dire che abbiamo smesso di cercare di fare mezzi potenti e veloci. Ancora stiamo studiando treni che vanno a 1200 km all'ora, aerei a 6000 km all'ora. Affascinante. Però l'anno scorso in Italia sono state vendute più biciclette per la prima volta che automobili. Perché? Perché in realtà abbiamo scoperto l'intermodalità, abbiamo scoperto che grazie alla nostra capacità di governare un linguaggio anche digitale, noi oggi riusciamo a, come dire, scegliere il mezzo più efficiente per i nostri spostamenti, e questo è fondamentale per noi. È diventato fondamentale per creare efficienza anche nella mobilità. È chiaro che qui vi sto parlando della mobilità elettrica, perché la mobilità elettrica in questo contesto di efficienza ha sicuramente un ruolo, avrà un ruolo sempre più importante, come anche l'energia elettrica avrà un ruolo sempre più importante, perché l'energia elettrica è un'energia pulita sostanzialmente e molto raffinata nel suo uso, prevede poche dispersioni, al contrario di qualsiasi altra energia. E qui arriviamo a questo punto. A chi siamo? Qual è il nostro fil rouge? Il nostro fil rouge a questo punto sono tre parole: mobilità, energia e sostenibilità. Queste sono le tre parole che uniscono tutto il nostro universo di Repower. Tutte le nostre attività sono racchiudibili in questo mondo: mobilità, energia e sostenibilità. Tenete presente che a questo punto noi non siamo una società, o meglio, siamo una società che rispetta l'ambiente, certo che sì, perché lo vediamo, adesso siamo sostenibili, per forza che siamo sostenibili, non solo, siamo una società che fa design, come abbiamo visto prima, ma sì, ma il design per me è come la mano di Chauvet, quando io do un significato superiore a quello che è la semplice funzionalità. Pensiamo alla palina, la palina non è una semplice presa per ricaricare l'auto, è qualcosa che è un segnale, chi la ospita sta dando un messaggio fortissimo che lui è diverso, lui sta ospitando il futuro, questa è essere design. Abbiamo anche l'esempio di altri oggetti come la barca elettrica, anche lei, ma la barca elettrica forse l'esempio migliore è l'innovazione. Siamo una società che fa innovazione? Sì, certo che facciamo innovazione, ma non abbiamo un reparto innovazione, perché l'innovazione è frutto di un'attività collettiva, è frutto dell'attività di un gruppo di persone più disparate che mettono a disposizione le proprie competenze per ragionare tutti nella stessa direzione. Questo vuol dire fare innovazione, non solo, innovazione anche quando io realizzo il prototipo, non faccio un semplice disegno, non faccio una prova, non faccio un rendering, non faccio una ricerca di scolastica, ma realizzo un prodotto. La barca elettrica è frutto di questa capacità di innovazione. Siamo narratori, certo, Homo sapiens, Homo mobilis è il nostro racconto, lì abbiamo creato un contenitore dove andiamo a raccontare tutte le nostre storie, e siamo quindi anche narratori. Siamo narratori, viaggiatori e artisti, questa è la nostra definizione, questo siamo noi ed è il nostro punto di orgoglio e forse anche la nostra condanna, nel senso che chi non ci segue purtroppo se ne deve andare, non può restare in questa scatola, non può restare in questa casa, questa è la nostra nave, noi siamo orgogliosi di essere questo, non possiamo dimenticare di quello che abbiamo fatto nei nostri ultimi 20 anni, siamo partiti tutti da zero, tutti voi siete arrivati da zero qua dentro e abbiamo realizzato questo progetto e questo sogno. Siamo assolutamente orgogliosi di questo e siamo orgogliosi del fatto di essere rispettosi dell'ambiente, rispettosi del design, dell'innovazione, di essere dei narratori. Questa è la nostra vera natura. Mobilità, energia e sostenibilità. Questo siamo noi e non dobbiamo dimenticarcelo. Il nostro futuro è la nostra condanna, dobbiamo continuare a essere questo. Non siamo tacchi, dadi e datteri.